Alla COP26 di Glasgow, una vicenda molto controversa ha riguardato l'accordo mancato, comunque molto vago, riguardo il tema dei combustibili fossili. L'India, per esempio, è passata dalla phase out coal, ovvero l'eliminazione graduale dell'utilizzo del carbone, alla phase down coal, ovvero la sua graduale riduzione. L'alternativa a tutto ciò si chiama energia rinnovabile. E allora, quali sono le principali fonti rinnovabili? Basteranno per sostituire in toto i combustibili fossili? Ne parliamo subito. Ciao a tutti e ben ritrovati su questo canale. Il secondo tema della seconda stagione di efficienza energetica e sostenibilità sono le fonti di energia rinnovabile. Come riporta lo studio Still Not Getting Energy Prices Right, che vedrete in sovrimpressione e di cui comunque vi lascio il link in descrizione, nel 2020 circa il 7% del PIL mondiale, che equivale a 6.000 miliardi di dollari, era ancora destinato al mercato dei fossili. Numeri spaventosi che devono essere necessariamente ridotti a favore di un'energia pulita e rinnovabile. Pulita perché non comporta le emissioni di gas serra e rinnovabile perché, quantomeno su scala umana, quindi per le nostre necessità, può essere considerata inesauribile. E allora iniziamo a vedere le principali alternative. E non possiamo non partire dalla più importante e più conosciuta, ovvero l'energia solare. Il principio è quello di trasformare la radiazione, comunque parte della radiazione elettromagnetica, in energia elettrica tramite un impianto solare fotovoltaico oppure in energia termica tramite un impianto solare termico. Quindi da una parte abbiamo i pannelli fotovoltaici che sfruttano le proprietà dei materiali cosiddetti semiconduttori, quindi ad esempio il silicio. La corrente prodotta è continua e viene trasformata tramite un inverter in alternata per essere resa disponibile al nostro impianto. Prima ho detto parte perché comunque la conversione non è totale e ad oggi ci attestiamo su efficienze che puntano al 30%. Dall'altra parte abbiamo invece i collettori solari termici, che sfruttano la radiazione solare per scaldare un fluido termovettore, il quale poi va a sua volta a cedere calore a un serbatoio di accumulo, che può essere un bollitore nel caso di acqua calda sanitaria, oppure un puffer nel caso di acqua tecnica, ovvero quella che poi viene messa in circolo per riscaldare gli ambienti. Il vantaggio di questa fonte di energia è la sua potenziale enorme disponibilità. Infatti in media siamo a 1367 watt a metro quadro di terra al di fuori dell'atmosfera, che corrispondono circa a 1000 all'interno dell'atmosfera in condizioni ideali, anche se poi ovviamente dipende tutto dal periodo dell'anno, quindi dalla posizione relativa tra Terra e Sole, dalla nostra posizione sulla Terra e anche dalle condizioni del cielo. Quindi alla fine questi numeri si abbassano molto, ma la quantità disponibile resta comunque molto elevata. A questo poi dobbiamo aggiungere anche il problema dell'intermittenza. Pensiamo ad esempio al caso del riscaldamento ed è chiaro come il periodo della giornata o dell'anno in cui vi è maggior disponibilità di radiazione solare, quindi di giorno d'estate, coincida anche col momento di minor necessità di essa rispetto ad esempio a una serata invernale. E quindi poi qui entra in gioco tutto il mondo degli accumuli, ma questa è solo un'introduzione. Un'altra fonte di energia rinnovabile è l'eolico. Tramite i sistemi eolici, infatti, è possibile convertire l'energia meccanica generata dal vento in energia elettrica. Tipicamente, come potete anche vedere nell'immagine qui dietro, vi è una torre su cui poggia la cosiddetta navicella, al cui interno vi è il rotore, che viene fatto ruotare dal movimento delle pale su cui batte il vento. E tale movimento porta alla generazione di corrente elettrica. E anche in questo caso la geolocalizzazione ha un ruolo chiave. Per la generazione di calore, ma anche di elettricità, un'altra energia che possiamo sfruttare è quella geotermica, proveniente dal nucleo terrestre e poi trasferita in modo costante verso la superficie. Sappiamo infatti che nel sottosuolo, dopo i primi metri, la temperatura del terreno tenda a stabilizzarsi sopra i 10-15 gradi, non seguendo quindi più lo sfasamento giornaliero e stagionale, per poi ovviamente andare a aumentare gradualmente. Ecco, quindi nel caso di riscaldamento o raffrescamento, gli impianti possono essere a sonde orizzontali o verticali e sono costituiti da delle tubazioni al cui interno scorre un fluido che va a prelevare calore o accederlo, nel caso estivo, dal o al terreno. A differenza di altre fonti rinnovabili,
Questa ha la peculiarità di essere evidentemente disponibile in modo costante nel tempo. Bene, visti sole, vento e terra, non possiamo non citare anche l'acqua e l'energia idroelettrica che viene prodotta tramite i suoi moti, sia che si parli di onde o di cascate. Come per i sistemi eolici, anche le centrali idroelettriche sfruttano la meccanica dell'elemento, per gravità o inerzia cinetica, per generare elettricità. E per concludere, anche da materiali di origine biologica, come la legna, gli scarti agricoli o alimentari, possiamo ricavare dei carburanti appunto biologici, per generare energia termica o elettrica. Parliamo quindi di biomasse e in questo caso il processo di generazione dell'energia termica avviene attraverso la combustione del prodotto. Ma attenzione perché contemporaneamente potremmo anche sfruttare la pressione generata sulle turbine da parte dell'acqua evaporata per produrre anche energia elettrica. Bene, allora dopo questa introduzione, una domanda che potrebbe sorgere spontanea è: ma basteranno queste fonti di energia rinnovabile per sostituire completamente i combustibili fossili? Questo sarà il tema di settimana prossima con una nuova intervista. E allora io ti ringrazio intanto per l'attenzione, metti un like a questo video se ti è piaciuto e condividi se ti è stato utile, o se possa esserlo per qualcun altro. E noi ci vediamo presto su questo canale.